Cosa significa essere freelance? Questo è un video che spero ti possa aiutare un pochettino a capire tutto quello che c'è dietro realmente al mondo del freelancing da un punto di vista più umano ed emotivo. Se è la prima volta che capiti in questo canale, piacere, mi chiamo Luca Contaldo e mi occupo di SEO e web marketing dal 2009 e su questo canale parlo di marketing, anzi di digital marketing spiegato semplice per provare ad ispirare e ad aiutarti a portare avanti con successo il tuo progetto digitale. Se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale, clicca sulla campanella così rimarrai aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Dicevamo, cosa significa essere freelance? Significa imparare a gestire il tempo. Sì, perché è vero che il freelance ha tempo libero, è vero che è padrone del suo tempo, ma è anche vero che se non impara a gestirlo, probabilmente avrà delle grandissime rogne. Perché il freelance è solo contro i clienti, è solo contro i task, è solo contro il tempo. E questo è il suo vero nemico. Un freelance lavora già più di 8 ore, lavora già oltre la media oraria di un dipendente qualsiasi e quindi non può permettersi di occupare ancora altro tempo della sua giornata lavorativa. Quindi è vero che è in grado di essere padrone del suo tempo, ma se non impara a gestirlo, sarà il tempo che lo renderà schiavo e prigioniero. Quindi è fondamentale per un freelance imparare a gestire il tempo. Altra cosa importante per un freelance è imparare a dire di no. Abbiamo detto che uno dei nemici del freelance, oltre il tempo, sono i clienti. A un cliente bisogna imparare a dire di no, a un lavoro bisogna imparare a dire di no, a un task che non ci fa guadagnare quanto vogliamo, bisogna imparare a dire di no. Il no può diventare il miglior alleato del freelance perché libera tempo, elimina i clienti che non sono remunerativi, libera spazio, libera, anzi genera tranquillità, perché è questo di cui realmente ha bisogno un freelance. Quindi no aiuta un freelance, il no aiuta un freelance ad essere più sereno ed è questo il primo dei valori a cui dovrebbe tendere un freelance per non andare sotto stress più del dovuto e non rendersi davvero la vita complicata. Un freelance deve essere in grado di gestire ottimamente le proprie finanze personali. È vero, la legge italiana non prevede che un freelance abbia un doppio conto corrente, uno per il lavoro e uno privato. Sarebbe una cosa buona e giusta che io consiglio e che ho fatto all'epoca quando ero un freelance, perché su un unico conto corrente è impossibile distinguere gli introiti. Ora, perché è importante una corretta gestione finanziaria? Perché entrate e uscite non sono regolari come quelle di un dipendente. Noi non abbiamo uno stipendio che entra alla fine del mese e noi non abbiamo uno stipendio che entra ad una certa data specifica del mese. Quindi dobbiamo essere bravi a programmare la fatturazione con i nostri clienti, esigere e a riscuotere i nostri crediti verso i clienti senza preoccuparci, senza vergognarcene, e dobbiamo essere in grado di gestire il nostro flusso di cassa perché altrimenti il conto corrente ci mette un attimo ad andare in negativo. Perché rispetto ad un privato abbiamo anche delle spese a cui far fronte, banalmente anche i semplici contributi che sono con cadenza fissa, ecco, non possono non essere pagati e quindi i soldi ci devono essere, ok? Quindi è importante avere una corretta gestione, altrimenti andiamo sotto in men che non si dica. Un freelance deve imparare a gestire scadenze, stress e clienti, che spesso e volentieri sono tutte e tre interlacciate ed interconnesse tra di loro. Lo stress è il peggior fattore, o meglio, è uno dei lavori, quello del freelance, con un alto grado di accumulo di stress, perché ci sono delle scadenze, ci sono delle consegne, ci sono i clienti che non riescono ad avere una modalità di lavoro fluida, ma anzi ogni tanto ti buttano un task in più sulla scrivania che tu prontamente provi a svolgere, e la sommatoria di tutti questi imprevisti, spesso e volentieri,
ti fa drizzare i capelli. Io, nella fattispecie, li ho persi per questo motivo. Quindi è fondamentale imparare a lavorare in modo organizzato e qui mi ricollego anche all'importanza di dire di no ad un cliente perché la tua giornata ti deve portare ad essere sereno. Non puoi lavorare sotto stress perché si lavora male, perché lavorando male si commettono degli errori e se si commettono degli errori e il cliente non è contento, la prima persona che ci rimetterà sei tu. E dopo di te la tua reputazione. Quindi non ti puoi permettere di farti assalire dallo stress, dalle scadenze e di conseguenza di lavorare male. Devi essere in grado di mantenere la calma e se per farlo hai bisogno di dire qualche no in più o hai bisogno di gestire, di organizzare meglio la tua giornata e la tua, diciamo, giornata lavorativa, cerca di farlo perché ne guadagnerai in salute prima di tutto e soprattutto, da un punto di vista di lavoro e di serenità lavorativa che ti permetteranno di liberare spazio, tempo e probabilmente imparerai anche con questo a sceglierti i clienti con cui lavorare e pian pianino nel tempo a riuscire a guadagnare anche di più. Essere freelance significa anche imparare a vendersi e a curare il proprio personal brand. È un'attività che io personalmente ho cominciato a fare tardi e di questo me ne pento. L'avrei dovuta cominciare parallelamente a quando ho aperto la partita IVA. Invece non è così. Molti freelance si buttano sul mercato, me compreso, l'ho fatto, mea culpa, per questo sto facendo questo video, e l'unica cosa a cui pensiamo è a trovare clienti per pagare le tasse, le bollette e cominciare a guadagnare, a recuperare un po' di spese. È l'errore più grande che possiamo fare. Sono partito apposta con il primo punto di questo video che è imparare a gestire il tempo perché nella gestione del tempo dovrai ritagliarti anche del tempo, quindi uno spazio, per far parlare il mondo di te, per curare i tuoi social, i tuoi profili, i rapporti con il mondo e con i tuoi colleghi freelance, per andare ad eventi di settore. Per farti vedere, per far capire al mondo che esisti, per studiare, per aumentare le tue skill, le competenze che hai, per sfruttare queste competenze e queste skill per far magari degli speech, per far capire al mondo che tu sei un professionista. Perché ricorda che essere un bravo professionista, come pensavo io, sempre chinato con il capo e con le mani sulla tastiera, pronto a dare un risultato al cliente. Bello, è vero, è giusto, è corretto, ma lo saprai sempre solo tu ed il tuo cliente. E questo non ti porterà nuovi clienti, ti porterà a lavorare solo e soltanto con il passaparola e non te lo potrai permettere. Quindi va bene lavorare con il passaparola, va bene che il tuo cliente ti porti un altro amico che poi diventerà suo cliente, tuo cliente, ma è fondamentale che tu sia in grado anche di attrarre clienti. E per attrarre clienti l'unico modo è quello di essere visto. È esattamente questo, l'unico e solo modo che hai per poter attrarre clienti diversi dal passaparola. Ed eccoci giunti alla fine di questo video. Permettimi di dirti ancora un'ultima cosa, la più importante probabilmente. Essere un freelance significa imparare ad essere liberi. Una parola che è anche inclusa in qualche modo all'interno di quella che è la definizione, la parola inglese che è freelance. Essere liberi però è un dovere e non un diritto. L'abbiamo imparato in pandemia, la libertà noi la diamo per scontata, in realtà è stato dimostrato che effettivamente non è così. Per cui dobbiamo lavorare ogni giorno per conquistare un pezzettino di questa libertà e trovare l'equilibrio per poterci convivere. Questo è il vero significato di essere freelance per me, essere libero.